Galassi, inizia il match, ripeto ancora, 10 le riprese, non da 3 ma da 2 minuti ciascuna, come vuole il regolamento, insomma, al femminile. Canotta chiara per Simona Galassi, completo scuro per Sana Jha, che insomma utilizza il gonnellino che tante altre invece sue colleghe non utilizzano, ma questo insomma sinceramente non ci interessa molto. Hanno la guardia diversa perché Simona è guardia mancina, quindi il braccio destro proteso in avanti, mentre l'avversaria è con il sinistro avanti. Cerca di venire avanti Sana Jha, inizio giustamente insomma saggio, attento da parte di Simona Galassi. Riesce a pizzicarla con il suo gancio destro, Simona. Eh sì, importante non farsi sorprendere in questa prima ripresa da Simona, come accade, ricorderete, nel match contro la Zebeledi, che le costò la perdita del titolo mondiale, perse per capo tecnico al terzo round. Qui ha provato a incrociare Simona Galassi, le finte di Simona, che cerca comunque soprattutto di non farsi trovare in queste prime fasi del match. Tocca con il destro ben disteso Simona Galassi. Intanto non vediamo purtroppo il cronometro, dovremmo insomma essere comunque vicini al termine del primo round. Finora Simona è andata in attacco, anche perché ha sempre in questi ultimi giorni, insomma, sentendola, ha detto che attaccava, la sua tattica sarebbe stata questa. Viene dentro Simona, qui poi rischia però anche sulla replica di Sana Jha. Comunque sta cercando lei di dettare il match, di fare il match. Ultimi rintocchi per ciò che riguarda la prima ripresa. Vediamo il montante sinistro al corpo, non riesce poi a doppiarlo Simona Galassi, ma credo che Simona meriti di vedersi accreditata questa prima ripresa, nella quale Sana Jha è andata giusto dentro, insomma, forse a segno con un colpo d'incontro. Sentiamo subito Alessandro Dura nell'angolo di Simona. Tu hai una velocità che è il doppio di lei, usa il diretto destro, esci sulla tua destra, metti il montante sinistro al corpo e il gancio destro, non fermarti mai sui colpi, Simo. Bene, guarda che è un match che, passate le prime tre riprese che abbiamo preso, va tutto in discesa. Dalle ritmo, gioca, ti devi divertire, tu hai una classe che questi qua non sanno neanche cosa sia, Simone. E allora sì, stiamo rivedendo le fasi al rallentatore, insomma, le cose migliori di questo primo round. In effetti in almeno 3-4 occasioni Simona Galassi è riuscita ad andare a bersaglio, ad anticipare e poi a non farsi insomma prendere nella replica dalla avversaria. Direi, Maria, un buon inizio da parte di Simona Galassi. Sì. Secondo round che inizia in questo istante, credo che debba insistere così con i suoi colpi lunghi, con la sua classe, anticiparla e poi mandarla continuamente fuori misura. Anche perché Simona con la sua esperienza riesce ad essere più precisa. Le viene addosso, cerca di venire avanti a due mani addirittura Sana Jha, ma senza però ottenere grandi risultati. Adesso sì, scorre anche il cronometro, ripeto, a beneficio di chi non se ne intende troppo. Nella box al femminile le riprese durano non 3 ma 2 minuti. Brava Simona. Prima il sinistro e poi soprattutto ben messo il diretto destro a bersaglio per Simona Galassi. Muovi la testa, Simona, muovi sempre la testa. La replica adesso, questo gancio ha provato a replicare la Jha, che sembra però più disordinata pugilisticamente rispetto a Simona Galassi. Sì, è più scomposta. Ancora avanti a due mani, ma Simona schiva in tutta tranquillità, anche abbastanza prevedibile questa azione della Jha. Poi ha provato prima col sinistro la Galassi, rimasto un po' corta, ancora va adesso bene col sinistro. Sta lavorando moltissimo con questi diretti sinistri e al volto. La scuola di Alessandro Duran adora il diretto sinistro, insomma un colpo d'altra parte fondamentale per appoggiarsi e poi farci tutto il match. Il destro al corpo a segno anche per Sana Jha. Anche perché lei è una mancina, quindi il braccio destro serve per bloccare l'azione e il suo sinistro per entrare con efficacia. Le finte di Simona Galassi, che resta per un attimo inchiodata al centro del ring, non ne approfitta però Sana Jha, che fa molta fatica proprio a trovare la Galassi. Qui prova con il destro, ma va solo parzialmente a bersaglio, anche
il destro al corpo in chiusura di round. Ha chiuso, ecco, discretamente il round Sanajà, ma per il resto mi è parsa Simona Galassi comunque, insomma, a domesticarla, a tenere bene sotto controllo la situazione. Sentiamo ancora Alessandro Duran. Montante a sinistro, comincia a mettere le mani al corpo, comincia a mettere le mani al corpo, che la dobbiamo fermare. Okay. Hai capito? E quando viene Simona, quando viene lei, blocchi, stai lì, boom, diretto a sinistro, gancio a destro. Un altro bacino. Sì, è stata sicuramente rispetto al primo round più aggressiva Sanajà, ma qui un'altra slow motion che ci fa vedere quella che è sin qui proprio, credo, la sintesi del match. Un po' gli errori di misura, fa un po' di confusione la Già, e Simona Galassi riesce ad inserirsi in più di un'occasione anche con una certa precisione. Sì, perché ha un pugilato più preciso, riesce a colpire almeno fino adesso alla punta del mento con i suoi ganci. E adesso vediamo se comincia a mettere dentro anche dei montanti, perché questo le ha chiesto Alessandro Duran. Direi bene sin qui Simona Galassi potrebbe aver vinto tutte e due le riprese. Il tifo del pubblico è naturalmente quest'oggi tutto per lei. Si dovrebbe adesso, dovrebbe avvicinarsi, accorciare un pochino la distanza. Adesso sono unite, ma... Sì, dall'impressione in queste fasi iniziali della terza ripresa di voler essere un po' più aggressiva rispetto ai due precedenti round Simona. E comunque sin qui non ha corso autentici rischi. Il montante sinistro al corpo, anche perché deve attaccare lei, deve fare l'azione che ha fatto all'inizio del match, non dare l'inizio e l'avvio del movimento alla sua avversaria. La tiene lì, però non riesce poi a concludere come vorrebbe, va a legare, fa passare questa situazione di possibile pericolo Sanajà. Muovi la testa Simona, pian piano cerca di nuovo di venire avanti. Adesso addirittura la Già che se ne sta lontana, cerca poi di riproporsi nettamente, però a vuoto la belga. Già negli ultimi, nella seconda metà del terzo round, era stato il sinistro, poi la reazione dalle corde di Sanajà, ma piuttosto confuso. Invece buono, direi perfetto, il primo sinistro di Simona Galassi. Sì, lungo, diretto e preciso soprattutto. Piano piano riesce ad accorciare la distanza, avvicinandosi con le gambe, con i piedi. A classe comunque Simona, questa non si perde mai. Passano gli anni, ma... Beh, la classe rimane. Assolutamente, assolutamente. Anzi, si arricchisce dell'esperienza. Eh sì, c'è stato questo KO durissimo contro la Stebeledi che insomma aveva tolto qualche certezza a Simona. Il diretto sinistro perfettamente a segno proprio in chiusura di terzo round, un'altra ripresa che Simona Galassi verosimilmente va ad aggiudicarsi ancora all'angolo della regina di Romagna. Adesso devi fare come in palestra, 4-5 colpi, un passettino dietro, 4-5 colpi, capito? Le aumenti il ritmo e usi quel diretto destro, montante sinistro, diretto sinistro, gancio destro. E rivediamo qualcosa di questa terza ripresa. Qui un sinistro appena corto di Simona Galassi. Preciso al mento, Sì, anzi, sì, no, l'ha presa, avevo assolutamente visto male io. Qui di nuovo prova a riandare con il sinistro, prima aveva messo anche un destro. Perfetto questo sinistro, forse il colpo più bello della ripresa. Ha cercato anche di doppiarlo, sì, direi che anche insomma le immagini rallentate avvalorano la tesi di un round, anche questo favorevole a Simona Galassi. Siamo alla ripresa numero 4, ci avviciniamo al giro di boa del match e vediamo se Sanajà cambia insomma un po' atteggiamento. Simona è sempre in attacco. Sì. Subito prende il centro del ring, attenzione il sinistro della Galassi, ma poi qui precisa la replica col diretto destro della Già. Anche perché non deve dare molto spazio alla sua avversaria, anche perché come abbiamo detto sta dimostrando di essere un pugile solido. Quindi è lei che deve lavorare, è Simona che deve lavorare con il jab destro.
Prova ad anticipare. Lo dovrebbe usare più spesso come sbarramento per poi prendere o anche questo gancio. Prova col montante, resta però insomma un po' accartocciata all'avversaria in questa circostanza la Galassi. Sta lì la Giama, non è che metta troppo il naso fuori dal guscio, qui attenzione. È un montante, questo è stato un montante pericoloso perché... Non se la, sembrava insomma che Simona non se lo aspettasse. Sì, fortunatamente insomma non proprio preciso. Brava, brava! Qui incrocia la Galassi, prende però anche il diretto destro dell'avversario. Sì. Bellissimo questo diretto sinistro di Simona. Ancora come nella ripresa precedente, attenzione però perché la già sembra salire un po' di tono in questa quarta ripresa. Potrebbe essere un momento difficile perché bisogna rompere il fiato, si dice nel gergo pugilistico, per poi andare in scioltezza, quindi questo potrebbe essere un momento delicato per entrambe le pugili. Cerca Simona di schiacciare contro l'angolo la già, non riesce a chiudere col sinistro. Questa mi pare la migliore ripresa per Sana Già, che viene ancora avanti con le sinistro e con il destro. Non riesce a chiudere Simona come avrebbe voluto con il sinistro, esulta Sana Già e può darsi effettivamente questa ripresa potrebbe anche insomma venire accreditata alla 29enne belga, che mi è sembrata assolutamente salita di tono rispetto alle tre precedenti riprese. Sì, perché può essere che è Simona che in questo momento ha necessità di cambiare ritmo e di rompere quel fiato, come si dice appunto nel gergo pugilistico, per poi, passato questo momento di crisi, di solito il pugile rende meglio, aumenta. Vediamo. Di ritmo e aumenta con il proprio grado di difficoltà. Insomma, quarta ripresa sicuramente la meno brillante per Simona Galassi, che però dovrebbe essersi aggiudicata le tre precedenti riprese. Il quinto round che inizia in questo istante e si assegna, ripeto ancora, il vacante titolo europeo dei pesi mosca tra Simona Galassi, che è già stata sul tetto d'Europa nel 2007, poi in realtà nel primo match che fece per l'Europeo contro la Okimi, lo ricordo bene perché lo commentai insomma per altre emittente, Simona andò molto ma molto male, se la cavò con un pari che fu anche molto generoso nei suoi confronti, poi però nel secondo tentativo nel 2007 ci pensò alla sua maniera, batté la tedesca Bettina Völker e conquistò a tutti gli effetti il titolo europeo. Non lavora più di anticipo Simona Galassi come stava facendo precedentemente. Bravissima adesso, sì. Uscita. Sull'assalto sballato della già, perfetta la replica di Simona Galassi. Che sta un attimino rifiatando dopo insomma, un avvio su ritmi molto sostenuti. Qui si avvinghiano Simona e la già, quasi a metà del quinto round. La già dà come l'impressione insomma di essere solo ora entrata nel match, il buon montante sinistro al corpo intanto di Simona Galassi, poi pizzica anche col destro, un altro montante sinistro. Inizia a fare quello che le diceva il proprio maestro, che le diceva Alessandro Duran, di lavorare alla figura, di lavorare al corpo. E intanto ha messo tre colpi, uno in fila all'altro Simona, e ha ripreso l'inerzia del match, il gancio destro. Bellissimo. Lo ha sentito un po' Sana Già. Anche perché adesso sta iniziando a lavorare con due colpi efficaci, non solo uno di sbarramento, ma dopo il suo diretto destro ci mette anche il gancio sinistro. Sì. Brava Simona, risponde con una ripresa importante al buon quarto round della sua avversaria. Poggia il diretto destro, chiude con un altro montante sinistro al corpo che forse la già riesce parzialmente a contenere. Si butta avanti ma in maniera disordinata la belga, ripresa numero 5, sicuramente favorevole a Simona Galassi. Ci voleva dopo un quarto round insomma un pochino così, ha risposto alla grande in questi ultimi due minuti. Sentiamo ancora Alessandro Dura nell'angolo di Simona Galassi. Siamo a metà e tu devi iniziare l'incontro, Simona, hai il fiato per fare 50 riprese. Vito? Allora, diretto destro, montante sinistro, gancio destro. Quando vai, vieni l'incontro che fai quel lavoro lì, boom, boom, non fermarti lì. Uno, due, tre. Va bene?
In velocità, Simone. Devi divertirti, Simone, come stai facendo? Okay. Giocare. Lei è lenta, vedi che è lenta confronto a te. Resta rapida sul getto. Asciugamano, per favore. È interessante sentire, affascinante. Sentire Alessandro Durano come... come usa l'arma della psicologia, come cerca insomma di infondere serenità a Simona Galassi, ben sapendo che magari sente parecchio questo match. La sesta ripresa. Sesto round che inizia in questo istante. Il match ha compiuto il suo giro di boa e credo che Simona insomma ancora subito col sinistro Simona Galassi potrebbe essere avanti di almeno un paio di punti. Parti Simona, devi partire. Sta lavorando moltissimo come difesa con la spalla destra. Muovi sempre la testa, Simona. A distanza Simona Galassi e qui l'incrocio tra il destro della belga, mi pare che né lei né l'uno né l'altra siano arrivate a nulla di concreto. Il diretto destro di Saneja. Sì, ma Simona replica benissimo con il suo jab destro. Ci sono sicuramente più macchinosi i colpi della Ja. Fa partire un altro destro sbracciando, va però fuori misura e cerca di punirla ancora col montante sinistro al corpo Simona Galassi. Sotto e sopra chiede intanto dall'angolo Alessandro Duran. Eh sì, ci poteva stare effettivamente. E eccolo il sinistro per linee interne di Simona Galassi. Simo, tienila lì, vai a destra e porta il montante sinistro. Dai ritmo, velocità, scatto, via. Chiede un po' più di ritmo intanto Alessandro Duran. Eccola ancora Simona che viene avanti e mette un altro montante sinistro al corpo, un po' passiva in questa fase del match. Quasi, guardate, guarda anche un attimo l'angolo, la Già sembra quasi non sapere cosa fare in questa fase del match. Altro sinistro avversario per Simona Galassi. È un momento di quello di Simona molto attivo, fa molto pressing e sta portando la sua avversaria alle corde. Sì, sembra un po' confusa in dei momenti Saneja. Sì, anche perché con una reazione di avversaria, insomma, in questa maniera è difficile contenere Simona. Brava Simona, molto bene sin qui Simona Galassi. E sta seguendo moltissimo i consigli del suo maestro. Altra ripresa favorevole a Simona Galassi. Insomma, come modo di boxare, il termine non vuole essere malinterpretato, mi sembra che Alessandro Duran l'abbia molto mascolinizzata. Le chiede un sacco di montanti, le chiede insomma, il diretto sinistro per appoggiarsi e poi farci tutto il match. Le chiede di fare quello che Alessandro Duran amava fare sul ring, il diretto sinistro e i montanti al corpo. Ci andava pazzo Alessandro Duran. Le ha insegnato il pugilato. È chiaro. Si vede la mano di Alessandro Duran, ma soprattutto si vede perché ha avuto voglia di starlo ad ascoltare, insomma, di seguire il suo durissimo regime di allenamenti Simona Galassi. L'ha letteralmente massacrata in questi 6 mesi, ma credo che questo ci volesse per Simona, che sembra in condizioni straordinarie. Settimo round che è appena iniziato. Brava, quella mano avanti Simona, la mano sinistra, bravissima. Vedi come muore il suo colpo. Brava. Adesso Simona è stata precisa con questi diretti di sbarramento. Eh sì, sa fare comunque tutto nel pugilato, ha un repertorio davvero completo. D'altra parte ha vinto di tutto e di più già in ambito dilettantistico Simone, è stato un fenomeno del pugilato dilettantistico. Adesso al mento questo diretto preciso di Simona. Poggia intanto anche un destro al corpo la belga Già. Brava, ancora quel diretto, via! Come sempre Simona a dettare i tempi e i contenuti del match. Micidiale sinistro. Lo ha sentito, infatti un po' va ad appoggiarsi, a rifiatare un attimo Saneja. Continua a punirla tante volte col sinistro, fa fatica a leggere i suoi sinistri Saneja. Sì, perché i colpi di Simona non si vedono quando partono. A volte ci sono pugili che danno dei piccoli segnali e quindi il pugile attento, l'avversario attento, capisce e percepisce qual è il colpo che sta per partire. Simona è fredda e fulminea. Sì, quando è in serata tipo questa riesce... Montante sinistro al corpo.
a colpire senza farsi vedere, senza soprattutto farsi capire. Verissimo, insomma è velocissima, quasi sì, effettivamente la vedi solo all'ultimo, la spalla che si muove, insomma, e il colpo che parte, ha davvero uno stile eccezionale, il destro anche, stavolta con il destro da largo, un altro destro dalla media distanza, quasi sulla punta del mento a bersaglio per Simona Galassi. Si sta aprendo Sanaija e Simona come un cecchino sta approfittando di in pratica tutti gli spazi, tutti i varchi che le concede l'avversaria. Sta cadendo ancora Simona Galassi, sta cadendo sui colpi Sanaija, ancora la incontra con un sinistro micidiale dalla corta distanza proprio in chiusura del round. Bravissima, sempre meglio Simona Galassi, sempre meglio Simona Galassi quest'oggi. Siamo già al settimo round che va in archivio. Io personalmente, Maria, ho solo qualche dubbio relativo alla quarta ripresa, che Sanaija potrebbe essersi aggiudicata. Nelle altre sette non ci sono dubbi, sembrano non esserci dubbi, no, su come sta andando il match. Non ci sono dubbi, Simona è cresciuta piano piano per tutta la durata del match, insomma di questi round, e ha dimostrato poi una varietà di colpi che le appartengono. Eh sì, è davvero brava, classe 1972, insomma non più giovanissima pugilisticamente, anagraficamente, diciamo così, Simona Galassi, ma in condizioni ancora assolutamente straordinarie, ancora pronta per competere ai massimi livelli. Simona Galassi, ottavo e terzultimo round, ripresa. Vietato round naturalmente eight. Mollare anche di solo di un centimetro e distrarsi, perché il match non è ancora finito. Ottavo round che è comunque iniziato da qualche secondo con Simona Galassi che comunque continua a non dare fiato all'avversario, a starle insomma sempre addosso, comunque a fare del pressing, a non farla ragionare. Non deve darle la possibilità di iniziare l'azione, di partire con i diretti. Deve bloccare e anticipare l'avversaria. E si cade davvero ogni tanto da sola sui suoi colpi Sanaija. Sinonimo di stanchezza. Ha perso probabilmente anche fiducia. Simona, sta alla distanza. Solo, ripeto, nel quarto round. Mi è parsa davvero tenere testa la nostra Galassi Sanaija. Intanto ancora la Galassi a segno, almeno forse anche due Bellissimo. Volte col sinistro. Sì, con questo sinistro. Un ancora il gancio sinistro di Simona Galassi, il montante sinistro al corpo. Lega la Sanaija. Il bastardo è a metà strada tra gancio e montante. Il destro dal largo per Simona Galassi. Anche meno mobile adesso Sanaija, deve prendere dei rischi, sa di essere nettamente indietro e così naturalmente fa il gioco della nostra Simona. Sì, sta azzardando un pochino di più Sanaija, perché sa che deve buttarsi dentro assolutamente, rischiando il colpo di sbarramento di Simona. Altro montante sinistro al corpo portato e andato a segno dalla Galassi. Adesso ha provato un montante Sanaija, ma Simona era ben coperta. Due destri, bastardo sinistro, Simona. Ultimi 15 secondi della ripresa numero 8. L'incrocio qui anticipa con il destro Sanaija. Altro diretto sinistro per Simona Galassi. E poi ancora tocca con un altro sinistro dalla corta distanza. Se ne va anche la ripresa numero 8. Il match non sembra cambiato rispetto alle precedenti riprese. Credo che Simona Galassi cominci quantomeno ad intravedere il traguardo, insomma la riconquista del titolo europeo. Naturalmente aspettiamo, insomma possiamo soltanto orientare i telespettatori, ma poi conta solo il verdetto dei tre giudici. Bellissimo questo sinistro di Simona Galassi che ci è stato riproposto alla ripresa rallentata. Quel che si può dire, ecco, credo Maria, di questa Sanaija, che conferma di essere un'ottima incassatrice, perché i colpi li tiene tutti. Conferma di essere, come si diceva, un pugile solido, un pugile che non, fuori che non secondi, perde prima del limite. D'altronde ha perso solo il suo ultimo match l'avversaria fortissima ai punti, tra l'altro. Davvero solida, insomma ne ha messi di colpi avversario e anche abbastanza Round pesanti nine. Simona Galassi. Complimenti insomma alla tenuta atletica, alle capacità di tenere i colpi, di incassare di Sanaija. Nono e penultimo round, pennella subito
col destro Simona Galassi, ancora il sinistro d'incontro di gran classe Simona Galassi sull'azione confusa a due mani della sua avversaria, perfettamente nel mezzo col diretto sinistro. Due destri, montante sinistro, Simone, gancio sinistro, brava, brava, dai. Anche il montante molto serena, senza fretta, una Simona Galassi in grande serata quest'oggi, assolutamente all'altezza delle aspettative della posta in palio. Simona punta ad avere una nuova, insomma un'ultima chance mondiale, vede questo titolo europeo solo come, giustamente dico io, una tappa di passaggio. Un destro adesso portato anche da Saneja, brava ancora la belga, anticipa ad un soffio la Galassi, ma lei a bersaglio col diretto destro. Simona lavora con questo diretto sinistro di prima intenzione, adesso un montante. Sì, ancora l'ennesimo montante, molti ne ha sferrati e sono quasi tutti poi andati a bersaglio. Dovrebbe chiudere con un gancio sinistro. 30 secondi alla conclusione della penultima ripresa. Anticipa dalla media distanza col sinistro, anche se poi va solo parzialmente a bersaglio, ma non fa così andare a segno la sua avversaria. In uscita l'ultimo sinistro di Simona Galassi. L'importante è fermare l'avversaria Saneja, non farla lavorare. Quindi anche se il colpo non fosse molto pesante, ma l'importante è stoppare l'intenzione di Saneja. Un altro sinistro proprio in chiusura di ripresa a segno per Simona. È piuttosto stanca Saneja. Sentiamo ancora l'angolo di Simona Galassi e Alessandro Duran. Muovi le gambe, Simona, adesso fai due minuti, dalle ritmo, fila lì. Ma giochi, muovo e gioco. Bene, due minuti, non rischiare niente. Allora, lei ci proverà, quindi anticipa sempre te col jab e mobile sulle Simona, gambe. Simona, lei quello lì. Bellissimo. Ti manca questo. Adesso si vede nel replay, quando le viene, ti fa questo sinistro lavoro, e boom, boom. Sì. E il gancio, l'azione di Simona. Bene. Eccolo, sì. Il diretto sinistro. Fuori i secondi. E allora decimo e ultimo round. E facciamo anche un applauso che sta per iniziare. Già. Insomma, per dà l'impressione di essere a due minuti dal traguardo, dalla riconquista del titolo europeo Simona Galassi. Ma vediamoli prima questi ultimi due minuti nei quali probabilmente Saneja tenta il tutto per tutto, credo che sia consapevole di essere insomma indietro a questo punto nel punteggio. Subito sinistro a bersaglio per Simona Galassi, il destro anche adesso per Simona, si butta avanti, non può fare altrimenti Saneja, soltanto il colpo risolutore, il colpo della domenica può consentirle a questo punto di vincere il match, deve atterrare la Galassi. Simone è stata mobile sulle gambe per tutto il round e per tutte le riprese, si è spostata a destra e a sinistra senza essere mai un bersaglio fisso per la sua avversaria, questo è molto molto importante e vuol dire e denota che ha una preparazione atletica, un fondo strepitoso. Sì, perché è ancora massimamente motivata, per questo Alessandro Duran insomma ha voluto scommettere ancora su Simona Galassi, perché si è accorto che aveva ancora il fuoco sacro dentro. Poco più di un minuto al termine del match, le finte, il diretto destro di Simona Galassi che sorprende nettamente la Già, ma ha tenuto anche questo la belga. Bellissimo, tella lì, via, due mani Simo, velocità, via. Ancora avanti, stavolta non va a segno, fa però passare così i secondi. Sì, fa bene a questo punto, può anche gestire semplicemente il match Simona Galassi. Te l'aspettavi, Maria Moroni, ecco, su questi livelli, ti aspettavi questo tipo di Galassi stasera o eri meno ottimista? Beh no, ero assolutamente ottimista perché l'ho sentita qualche giorno fa. Il sinistro, attenzione, ancora il sinistro, poi anche il destro, il montante sinistro. Quasi KO in piedi la Già. Ed era determinata, ed era vogliosa di dimostrare tutto il suo valore. Gli ultimi rintocchi, gli ultimissimi secondi del match. Ed è la fine del match. Il match termina in questo istante. Alessandro Duran che solleva Simona Galassi, le fa già
pregustare insomma la festa, antipasto di festa per Simona Galassi. Dobbiamo naturalmente attendere il verdetto, il pubblico è tutto in piedi qui tra la sua gente. Simona Galassi mi è sembrata assolutamente all'altezza delle aspettative, l'abbraccio al centro del ring con Alessandro Duran, che poi tornerà qui al mio fianco per la sfida tra Rossitto e Larghetti. Insomma, avremo credo un Alessandro Duran di ritorno qua accanto a me, soddisfatto e contento. È un tipo esigente Alessandro, soprattutto quando è in palestra e fa il maestro, ma credo che sarà soddisfatto del comportamento di Simona, che è stata, Maria, mi pare straordinaria. Soprattutto mi ha colpito l'uso dei montanti, non ricordavo una Simona Galassi così veemente, così convinta e continua nell'utilizzo dei montanti al corpo. Sì, è riuscita a lavorare moltissimo al corpo. E per Simona Galassi. Il montante che poi non tutti i pugili sanno usare sapientemente. Esatto, è anche un colpo insomma che va utilizzato al momento giusto, non uno di quei colpi che a un pugile viene naturale insomma di mettere in azione. È contenta? Sì, felicissima Simona. Sì, si è sciolta finalmente, era comprensibilmente piuttosto tesa, l'abbiamo sentita nei giorni scorsi, intervenuta nel TG di Sport Italia 24, così per dirci come stava. Aveva ammesso, insomma, erano ormai 3 o 4 giorni fa di essere un po' tesa, ma era anche convinta che poi con proprio l'avvicinarsi del match la tensione se ne sarebbe andata. Mi pare che sul ring si sia espressa, insomma, come doveva, una Galassi ecco molto diversa da quella che fu sconfitta dalla Zebedi, ma come ricordavi anche te in precedenza, quella era una Galassi che non era atleticamente diciamo al 100%. E poi la sua soddisfazione di questa sera secondo me è doppia, anche perché non ha vinto, ma ha vinto contro un'avversaria importante, contro un'avversaria solida, e quindi quando si vince così la soddisfazione è massima. E allora siamo al momento del verdetto. Anche a te, grande, anche due. Solo perché ho vinto, Vabbè, chiaro, Se no lo so che mi spuntavi in faccia. No, perché li abbraccio lui mi costa, capito? E allora si ride, già si scherza all'angolo di Simona Galassi. Intanto questa suggestiva macchia gialla sono i tifosi di Mirko Larghetti, arrivati dalla provincia di Urbino, hanno tutti questa maglietta Mirko Larghetti Fan Club, c'è la faccia del Toro del Fruntino, una bella idea che davvero apprezzo, una macchia gialla insomma che occupa in pratica un intero settore di questa location. Siamo allora al momento del verdetto, Valerio Ramanna che chiama Simona Galassi e Sane già al centro del ring. Eccola Massimo Barrovecchio ed eccole le due, e allora vediamo. La decisione è unanime. Verdetto unanime. Tutti e tre i giudici hanno giudicato questo incontro con il punteggio di 98 a 92. 98 a 92. Vince questo incontro ed è la nuova campionessa d'Europa, categoria pesi mosca, da Santa Maria Nuova, la regina di Romagna. Vince Simona Galassi. Simona Galassi! E Simona Galassi torna sul tetto d'Europa dei pesi mosca a 6 anni di distanza per la sua avversaria. Da quando già c'era salita.